La vittoria, auspicata, voluta e cercata, è puntualmente arrivata. Il Teramo bagna il debutto nel nuovo Gaetano Bonolis vestito a festa, con i primi 3 punti del campionato ai danni della Cavese. Gioia per i circa 3.000 spettatori, di cui 169 ospiti, che non si sono persi l'esordio casalingo della squadra di Tedino. Il successo era d'obbligo dopo i KO di Catanzaro e Avellino, missione compiuta grazie alla pregevole giocata che nel primo tempo porta al gol Magnaghi e alla prodezza di Bombagi che nella ripresa mette al sicuro il risultato. Il primo squillo è di marca biancorossa al terzo con Arrigoni che dai 20 metri chiama il numero 1 ospite Bisogno alla risposta in tuffo. Si fa vedere la Cavese con l'esperto Di Roberto il cui destro però è fuori misura. Martignago, uno dei più attivi in casa biancorossa nel ruolo di suggeritore insieme a Bombagi alle spalle di Magnaghi, tenta il gran gol al 16esimo colpendo al volo, ma la mira è imprecisa. La gara si sblocca al 28esimo. Il gol nasce da una trama sviluppata a sinistra con una serie di tocchi di prima. La rifinitura è di Di Matteo, la stoccata vincente di Magnaghi alla prima rete in maglia biancorossa. Il vantaggio dà coraggio al Diavolo che sale in cattedra e va vicino al raddoppio con Martignago al 35esimo. Bella la finta a liberarsi del marcatore, potente ma impreciso il destro da buona posizione. Nel finale però gli ospiti di Moriero rialzano la testa. Al 40esimo brivido per Tomei, bravo a non andare giù davanti a Di Roberto presentatosi da solo al suo cospetto, costringendolo all'errore. Squadre negli spogliatoi con il Teramo in vantaggio. Nella ripresa stessi 22 in campo, è inerzia che cambia. I biancorossi abbassano il baricentro e lasciano l'iniziativa alla Cavese. I campani però non pungono e il Teramo riesce a gestire agevolmente il vantaggio, anche grazie ai cambi con i quali Tedino sostituisce i giocatori più stanchi. Al 19esimo calcio di punizione battuto velocemente che sorprende i padroni di casa. L'ex Lulli ha un tiro comodo, ma la traiettoria è centrale. Clamorosa l'occasione per il pari al 29esimo. Matera scarica il destro da lontano, ma la sfera si stampa sulla traversa prima di colpire la schiena di Tomei e perdersi sul fondo a fil di palo. Scampato il pericolo, arriva la rete della sicurezza. Ripartenza veloce ispirata da Kappa, entrato da poco. Lancio in profondità per Bombagi, il controllo dell'ex Pordenone è pregevole, ma ancor più lo è il destro fulmineo che si infila sotto l'incrocio. Esplode il Bonolis per i primi 3 punti in campionato. Il Teramo si sblocca grazie alle sue enormi individualità. Sabato a Vibo Valentia contro il Rende sono attese conferme.